Sanità e benessere animale. Sicurezza alimentare. Tutela ambientale. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Giuseppe Caporale, è un ente sanitario di diritto pubblico che ha come fine il benessere fisico, mentale e sociale dell'uomo attraverso l'applicazione delle scienze veterinarie. La sede centrale è a Teramo fin dal 1941. Le sezioni diagnostiche sono ad Avezzano, Campobasso, Isernia, Lanciano e Pescara. A Termoli c'è il Centro Sperimentale Regionale per la Pesca ed Acquacoltura. Dagli anni 90 l'Istituto esporta le proprie competenze collaborando con i maggiori organismi internazionali come l'OIE, l'OMS e la FAO. Sono numerosi i paesi nel mondo con i quali l'Istituto ha stretto rapporti di collaborazione e di cooperazione. Il fulcro dell'attività progettuale è rappresentato dall'Europa dell'Est, America Latina e Africa. Tramite il CIFIV, il Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria, forma ogni anno migliaia di professionisti nel mondo veterinario, della sanità pubblica e privata, delle aziende agroalimentari e della scuola. Ricerca e sperimentazione sono alla base delle sue attività. La sanità animale, attraverso la diagnosi e la sorveglianza delle malattie in campo veterinario e la produzione di presidi diagnostici, terapeutici e profilattici, controlla le malattie degli animali, assicurando la salubrità dei loro prodotti. L'Istituto opera nel rispetto delle norme che regolano il benessere animale, poiché un alimento è salubre anche quando deriva da animali allevati secondo buone pratiche e in assenza di stress. Il controllo degli alimenti, che è una delle funzioni principali dell'ente, viene effettuato con indagini microbiologiche, chimiche e radiometriche per verificare l'eventuale presenza di organismi patogeni e sostanze tossiche. Nel 2002 il Ministero della Salute ha incaricato l'Istituto Giuseppe Caporale di realizzare e gestire la Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, dove sono censiti gli allevamenti di animali da reddito e gli stabilimenti di acquacoltura. L'anagrafe rappresenta il primo passo indispensabile per garantire la sicurezza dei prodotti destinati al consumo e la veridicità delle loro etichette. L'Istituto svolge inoltre un importante ruolo per la difesa e il miglioramento dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile del Paese. Da sempre in prima linea nella sanità e nel benessere animale, nella sicurezza alimentare e nella tutela dell'ambiente, le sue conoscenze sono un patrimonio al servizio della società. Il suo sguardo è rivolto al mondo e alle generazioni future. L'Istituto Giuseppe Caporale in Italia è Centro di Referenza Nazionale per lo Studio e l'Accertamento delle Malattie Esotiche degli Animali, Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio, Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi, Laboratorio Nazionale di Riferimento per Campylobacter, Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria Monocytogenes, Laboratorio Nazionale di Riferimento per Diossine e PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano. L'Istituto Giuseppe Caporale nel mondo è Centro di Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la Sicurezza degli Alimenti e il Benessere Animale, Laboratorio di Referenza OIE per le Brucellosi, Laboratorio di Referenza OIE per la Pleuropolmonite Contagiosa Bovina, Laboratorio di Referenza OIE per la Blue Tongue, Laboratorio di Referenza OIE per la West Nile Disease. www.izs.it